Non possiamo accettare l'ennesimo sgambetto da parte della Regione, così il sindaco di Giarre, Roberto Bonaccorsi, introduce la lettera, la seconda inviata in meno di un mese al presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta. Al centro dell'ultima contestazione del primo cittadino il taglio improvviso, pari a poco più del 6% dei fondi destinati ai precari. Una riduzione dei trasferimenti che, giungendo tra l'altro ad esercizio contabile chiuso, rischia concretamente, si legge nella nota, di produrre il mancato rispetto degli equilibri di bilancio. Una scelta e qui Bonaccorsi non risparmia giudizi aspri che dimostra poco rispetto per la vita e l'impegno quotidiano di tanti cittadini siciliani. La preoccupazione è rivolta anche al piano di riequilibrio sul quale è in corso la valutazione da parte del Ministero degli Interni e della Corte dei Conti. Il nuovo quadro determinato da questi tagli retroattivi rischia, secondo il sindaco di Giarre, di pregiudicare l'approvazione del piano con i conseguenti effetti disastrosi. Al termine della lettera, Bonaccorsi invoca l'intervento del sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, nella veste di presidente dell'ANCI Sicilia, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, perché condanni le scelte della regione e chieda il ripristino delle somme inizialmente destinate agli enti locali. Una nuova batosta per i comuni, molti dei quali già in difficoltà, che adesso rischia di far esplodere la protesta non solo dei sindaci, ma anche dei sindacati.